Quel video dovrei essere a posto, a parte l'ordine degli ultimi, che magari c'è la parte 3 prima della parte 4, prima la parte 4 prima della parte 3, che adesso li sistemo. Se vedete qualcosa che manca, ditemelo, mi raccomando, mandate un'email. Allora, come vi dicevo, scusatemi, una cosa prima che io parta. Vi ho proposto quel test, intanto il test di valutazione che vi prego di fare, mio, che vi serve perché altrimenti l'altro lo vedo fra 6 mesi, quindi vi pregherei, se fosse possibile, perché mi serve anche per farvi l'esame, se dovesse esserci qualcosa che non quadra, mi serve non nel senso che vi do il voto basso se vedo che, ma al contrario, se vedo che c'è qualcosa che non quadra, poi quando faccio l'esame ne tengo conto, cioè se dovesse succedere che molti di voi mi dicono che c'è un argomento che non è chiaro, alla fine avete una casella di testo, no? Quindi mi potete scrivere quello che volete lì, vi ricordo mille volte, non ho modo neanche se voglio di capire chi me l'ha scritto. Ecco, allora se mi dovessi rendere conto che ci sono diversi studenti che mi dicono che le briglie non sono chiare, io di questo ne tengo conto, mi è successo a volte, che qualcuno mi ha detto guarda che la tal lezione diversi studenti non ce l'avevano avuta chiara, allora all'esame ne tengo conto, magari evito di insistere proprio su quello. Questo non significa che vi dovete mettere tutti d'accordo, che se odiate le d'accordo, perché quello capisco, però comunque veramente questo mi potrebbe servire. Poi c'è il test di autovalutazione. Allora, quello c'è stato uno di voi che mi ha scritto che non è possibile selezionare più risposte, lo so bene. Allora, purtroppo io ho due possibilità per fare i test. O li rendo non anonimi, e allora in tal caso ho più flessibilità nel farlo, ma se li voglio fare anonimi, purtroppo ho solo quel tipo di test che mi è dato da Moodle, ovvero quello con pulsanti radio e se ne può scegliere solo uno. Allora, infatti ci ho anche ben pensato prima, ma quasi quasi uso il quiz, che è un'opzione che vedo la vostra identità, però mi permette di fare delle cose molto più carine, del tipo appunto che si possono dare più risposte e poi le domande vengono ordinate in ordine casuale, poi ne posso dare 50 e il test ne prende solo 10 prese a caso, che sarebbe più bello perché vi dà possibilità di tentare più volte. Però questo poi mi porterebbe a conoscere il vostro nome. Allora, siccome è il primo anno che faccio questa cosa, preferisco per adesso darvi la possibilità di essere anonimi. Allora, morale, lo so bene e l'ho scritto e adesso lo spiegherò meglio, che ci sono alcune risposte con più di una risposta corretta. Voi dovete mettere quella che vi sembra corretta, una sola, e la piazzate lì. È solo quella, d'accordo? Dopodiché lo so bene che ce ne sono altre corrette, quindi voi avreste voglia di mettere il pallino su più risposte, però basta che ne scegliate una. C'è l'esempio tipico, la domanda che dice le equazioni del Semenanzio sono valide sotto l'ipotesi di corrente gradualmente variata, poi ce ne sono, ad esempio, non mi ricordo cosa, ne ho messe delle altre corrette. E poi qualche una non corretta. Allora l'unica cosa che non dovete fare è selezionare quelle non corrette, ne selezionate una di quelle corrette, d'accordo? Ecco, è un test che non è banale, quindi non preoccupatevi se anziché arrivare al 100% siete arrivati al 96, che significa che ne avete sbagliata una, o anche al, perché sono 25 domande, 96% significa che ne avete sbagliata una, o se anche arrivate al 92, se ne sbagliate due o tre va ancora bene, soprattutto anche perché avete qualche giorno di tempo, no? E poi dipende se l'avete fatto in 30 secondi, se invece vi siete presi del tempo per andare a guardare, per studiare. Quindi non è banale, ci sono alcune domande che non sono banali, soprattutto quando non scrivo nessuna delle risposte precedenti, è chiaro che quello lo faccio per mettervi in difficoltà, no? Vi faccio una domanda, ve ne do 3 sbagliate di risposte e l'ultima è nessuna delle risposte precedenti, e quello vi mette un po' in difficoltà perché non c'è la risposta giusta, no? Quindi chiaramente in una domanda anche banale, del tipo quanto pesa l'acqua, non metto nessuna risposta giusta, è chiaro che uno rimane un attimo disorientato, quindi questo l'ho fatto apposta per disorientarvi un attimo, e quindi cercate di non, cioè non è un problema, ecco, non è che chiede venite a fare l'esame solo se avete preso il 100%, assolutamente no. Poi tenete presente che è una cosa sperimentale, quindi io il primo anno che faccio una cosa così, se mi mandate qualche commento di dire se vi è stato utile, se non vi è stato utile, eccetera eccetera, mi fa piacere. Devo dirvi che io stesso quando l'ho rifatto, ci sono state alcune domande che ho pensato, ma qui cos'è che ho scritto? Mi sono dovuto un attimo mettere lì a dire, ma qua la risposta giusta c'è, non c'è? Ho dovuto un attimo pensarci, perché ne ho fatte 25, poi a un certo punto non mi ricordavo più qual era quella dove non c'era la risposta giusta, e quindi vi dico, non è banale, io stesso che l'ho fatto ci ho dovuto pensare un attimo, non è che l'ho fatto in 30 secondi. Bene, detto questo, andiamo avanti. Allora,
come vi dicevo, stiamo parlando di spinte sulle briglie e abbiamo visto il caso prima dell'interimento, adesso vediamo il caso dopo l'interimento. Il caso dopo l'interimento viene suddiviso in due sottocasi, caso drenato e caso non drenato. In realtà le briglie dovrebbero essere tutte drenate, però diciamo che il caso non drenato, che è più gravoso per la struttura, è chiaro, no? I fori si mettono per far defluire l'acqua, perché così l'acqua non spinge contro la struttura. Ecco, quindi il caso non drenato è un caso più cautelativo. Ecco, può essere utile conoscere quelle che sono le forze in gioco, perché potreste fare una, questa verifica, ad esempio, per cautelarvi, no? Della serie, vabbè, io ci metti fuori, però poi che cosa succede se uno va lì e ci mette un turacciolo contro i fuori e li tappa? Ecco, allora, oppure, adesso per voler fare un esempio più serio, che cosa succede se i fori non riescono ad assicurare il drenaggio? E allora a quel punto fate magari anche la verifica del caso non drenato. Allora, il caso non drenato è più facile, quindi io ve lo faccio per primo. Quindi qui c'è il terreno a monte della briglia e ipotizziamo che non ci sia dreno. Allora, a questo punto noi abbiamo a monte, rispetto al caso prima, al caso di prima, a monte avevamo la spinta dell'acqua e basta. Adesso dobbiamo aggiungere la spinta del terreno. La spinta dell'acqua non cambia. Cioè, se il caso è non drenato, il fatto che ci sia il terreno a monte, nel caso non drenato, non dà luogo a nessuna diminuzione della spinta dell'acqua. Perché voi potreste pensare, ma come? Se c'è il terreno a monte non ho l'acqua, no? Bene. Ecco, attenzione a non fare questo errore di valutazione, nel senso che non è il volume d'acqua che io ho immagazzinato a monte che mi determina la spinta, è l'altezza d'acqua immagazzinata a monte che mi determina la spinta. Come voi sapete, la spinta su una parete verticale, su un muro di sostegno, la spinta dell'acqua è data dalla pressione da gamma per H. Cioè, nel triangolo di spinta, la pressione che si verifica alla base di un muro di sostegno è data da gamma per H, dove H è l'altezza dell'acqua. Non c'entra il volume, cioè a monte ci può essere un volume di 10 milioni, 100 milioni di metri cubi e non cambia la spinta. Cioè, se io ho una briglia alta un metro e a monte ho un metro d'acqua, alle spalle di questo metro d'acqua ho un volume di 10 metri cubi, ho un volume di 250 milioni di metri cubi, la spinta è sempre la stessa, è un metro d'acqua che mi dà la spinta. Quindi mi raccomando, perché questo è controintuitivo, se ci pensate è controintuitivo. Dopo quello che cambia che cos'è? Perché c'è qualcosa che cambia, no? Uno potrebbe pensare, cavolo, ma io mi preoccupo di più, se io ho un muro alto un metro con a monte 200 milioni di metri cubi d'acqua, mi preoccupo di più, è certo che vi preoccupate di più, perché? Perché se quel muro cade, voi comunque vi trovate con 250 milioni di metri cubi d'acqua che vengono giù. E quindi l'effetto è molto più gravoso rispetto a dire a monte c'ho un metro cubo. C'ho un metro cubo, mi crolla il muro, vabbè, una secchiata d'acqua, no? Però la spinta è la stessa, questo è controintuitivo. No, perché uno pensa, cavolo, 250 milioni di metri cubi, chissà quanto spingono. E no, cioè, quello che spinge è l'altezza. Allora, morale, se la briglia non è drenata, io a monte ho la stessa altezza d'acqua. Poi è chiaro che ho meno volume d'acqua, perché c'è il terreno, però ho la stessa altezza d'acqua, quindi la spinta dell'acqua è la stessa. Bene, allora me la ritrovo tanto uguale. Qui ho il mio trapezio di spinta con gamma H piccolo è l'altezza d'acqua sopra la briglia, e qui in fondo ho gamma H grande più H piccolo, dove H grande è l'altezza della struttura misurata a partire dal dado di fondazione. Bene, allora, morale. Questo trapezio di spinta è invariato, quindi valgono tutte le considerazioni che ho fatto prima sulla risultante. Vi ricordate che vi ho detto che dovete essere in grado di calcolare l'area del trapezio, posizione del baricentro, però io all'esame queste cose non ve le chiedo. A questo punto andiamo a guardare a valle, anzi avrei dovuto guardare prima a valle non cambia niente, quindi ho già finito di dire. Cioè, i tre casi presentati di spinte contro la briglia, a valle non cambia nulla. Bene.
Quindi a valle che cos'ho? Ho la spinta del terreno passiva, questo triangolino di cui abbiamo già parlato l'altro giorno, quindi non mi dilungo, e ho la spinta dell'acqua, se c'è acqua a valle, ho la spinta dell'acqua qui contro. Ho il mio diagramma di spinta, se l'altezza dell'acqua a valle è HV, avrò il diagramma di spinta che prevede alla base di questo triangolo una pressione di gamma HV. Ricordatevi, questi sono diagrammi delle pressioni. Ottimo. Quindi a valle non cambia niente, quindi liquidato in caso di valle. Torniamo a monte. Spinta dell'acqua non cambia niente nel caso non drenato. E adesso ci va messa la spinta del terreno. Finalmente questa è la spinta che ci interessa aggiungere. La spinta del terreno, però attenzione, è terreno immerso, perché siamo nel caso non drenato. Allora, essendo terreno immerso, pesa meno. Ecco, questo perché pesa meno lo sappiamo tutti perché. Perché c'è la spinta di Archimede, quindi un volume immerso nell'acqua, c'è la spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume del liquido spostato, il terreno immerso pesa meno. Questo uno potrebbe pensare che sia un vantaggio, no? In realtà, attenzione, la somma terreno più spinta dell'acqua va oltre il peso del terreno. Mi spiego meglio. Il terreno immerso, che peso specifico ha? Ha un peso specifico che possiamo indicare come gamma saturo meno gamma. Allora, vediamo un attimo di concentrarci su questi aspetti, perché sono banali, però possono indurvi in errore. Allora, il terreno ha un proprio peso specifico, gamma T. Gamma T. Allora, gamma T ha un valore che è di solito dai 1.500 ai 2.000 e passa chilogrammi forza al metro cubo. Comunque, questo è il peso specifico, gamma T. Questo è un dato del problema. Ecco, da che cosa dipende gamma T? Dipende certamente dal materiale, qui tipicamente è un materiale lapideo, ma c'è anche del fango in mezzo, quindi c'è anche dell'argilla che pesa un po' meno dei sassi, e poi dipende dalla porosità, cioè gamma T dipende dalla porosità, questo è il peso specifico del terreno, quindi dipende dalla porosità. Che cos'è la porosità? La porosità N è data dal volume dei vuoti diviso il volume totale. Bene, quindi chiaramente se la porosità si alza, significa che il volume dei vuoti si alza e quindi il peso specifico del terreno, a parità di altre condizioni, quindi a parità di materiale, cala. Allora, se stiamo parlando di materiale lapideo, se il diametro di quel materiale è grande e il materiale non è assortito bene, che cosa succede? Che il materiale grande ha dei vuoti maggiori. Quindi lo stesso materiale da un luogo ha un ammasso che ha un gamma T minore al crescere del diametro del materiale e al decrescere del suo assortimento. Quindi se io ho un materiale grossolano non ben assortito, ci rimangono dei vuoti tra un sasso e l'altro, e il gamma T cala. Quindi rimangono dei vuoti, aumenta il volume dei vuoti, aumenta la porosità, il gamma T cala. Bene. Che cosa succede però? Che sostanzialmente noi a un certo punto il terreno si bagna d'acqua perché non è drenato, quindi quei vuoti si riempiono d'acqua. Allora il gamma T passa a gamma saturo. Gamma T passa a gamma saturo. Ecco, quindi praticamente è più pesante e precisamente gamma saturo lo possiamo calcolare, vado a memoria, ma spero di non sbagliarmi, come gamma T più N porosità per gamma, dove gamma è il peso specifico dell'acqua. N è proprio il volume dei vuoti diviso il volume totale, quindi questa parte di vuoti viene riempita d'acqua e il gamma T passa a gamma saturo. Bene. Allora, a un certo punto però, che cosa facciamo? Vogliamo calcolare il peso immerso di questo
ammasso saturo. Allora, calcolare il peso immerso, abbiamo che gamma saturo passa a gamma saturo meno gamma. Attenzione, nel momento in cui io la gamma saturo vado a sottrarre il peso specifico dell'acqua, che cosa succede? Allora, per quanto riguarda i vuoti che io ho riempito con acqua, vado a sottrarre il peso specifico di acqua e quindi mi riporta alla condizione che sui vuoti io non ho fatto nulla. Prima ci ho buttato dell'acqua per calcolare gamma saturo, poi sottraggo gamma e quindi i vuoti ritornano alla condizione precedente, i vuoti non pesano. Invece andiamo a vedere che cosa succede al materiale lapideo. Il materiale lapideo, praticamente, se io tolgo da gamma saturo, che per il materiale lapideo è composto dalla componente gamma T, gli tolgo gamma e quindi significa che dalla mia pietra che pesa gamma T io sottraggo gamma. Gamma T è maggiore di gamma perché sennò la pietra non affonderebbe, la pietra è più pesante dell'acqua, tolgo gamma e diventa esattamente il peso immerso. Quindi la pietra pesa 2500 kg al metro cubo, io gli tolgo 1000 kg al metro cubo che è il peso dell'acqua e il gamma saturo meno gamma vale circa 1500 kg al metro cubo. È esattamente il peso del sasso meno il peso dell'acqua, cioè il peso immerso. E tolgo il peso dell'acqua perché ho la spinta di Archimede che tende a farmelo galleggiare, però non ci riesce perché pesa di più, quindi va a fondo lo stesso. Ecco, spero che tutto sia chiaro. Quindi, di fatto, io per calcolare il peso di ciò che sta a monte, che cosa faccio? Prima prendo la spinta dell'acqua, poi aggiungo la spinta del terreno saturo. Bene. Allora, a questo punto voi mi potreste dire, ma io avrei potuto fare in un altro modo. E io vi dico, sì, c'è un altro modo. L'altro modo per arrivare allo stesso risultato è quello di dire, io prendo il peso del terreno, la spinta del terreno, poi aggiungo la spinta dell'acqua. E quindi praticamente che cosa faccio? Non vado a, cioè, avrei potuto considerare il peso del terreno mettendoci questo. Allora, peso del materiale lapideo, peso dei sassi, più peso dell'acqua dentro i pori. Avrei ottenuto esattamente la stessa cosa. Ok? Quindi se io anziché dire, io prendo la spinta e la divido in due. Da un lato c'ho la spinta dell'acqua, dall'altro c'ho la spinta del terreno saturo immerso, quindi gamma saturo meno gamma. Ecco, avrei potuto ottenere lo stesso diagramma di spinta se io avessi considerato un unico ammasso che è dato dal terreno col suo peso specifico non immerso più peso dell'acqua dentro i pori. Ecco, questa considerazione però ve la faccio soltanto come nota per voi per capire. Io penso che sia molto più chiaro invece ciò che vi viene presentato qui, cioè suddividerlo in due componenti, peso dell'acqua, peso del terreno immerso. Voi pensateci, però per venerdì basta che voi mi diciate allora esattamente quello che sta qui. Ecco, voi pensateci solo, io ho piacere che voi ci pensiate perché sono cose un pochino complesse da capire, infatti non pretendo che le capiate adesso nel giro di due minuti, cioè di dire io ho due, praticamente due matrici, una matrice di acqua e una matrice di terreno che alla fine vanno a costituire un tutt'uno. Ecco, e il tutt'uno che cos'è? È terreno con acqua dentro i pori. Allora, è molto più semplice schematizzarlo in questo modo. L'acqua da un lato, il terreno immerso dall'altro. Però, per aiutarvi a capire fino in fondo, questi ragionamenti, peso immerso, peso non immerso, ecco, può essere utile ragionare anche facendo, fare altri tipi di ragionamenti. Scusatemi. Vediamo se riesco a tornare indietro immediatamente, direi di sì, aspettate un attimo che arrivo. Allora, quindi, morale, torniamo a noi e di vedere questo schema. Boh. Allora, vediamo la spinta del terreno immerso. Allora, la spinta del terreno si calcola con le solite procedure che voi conoscete, ovvero
il diagramma di spinta prevede una pressione alla base che è data da gamma saturo meno gamma, qua non si vede il gamma, però qui c'è un gamma saturo meno gamma, per H altezza per K0 coefficiente di spinta attiva. Bene, qui non avete, avete zero perché chiaramente siamo in cima. Bene, quindi a monte abbiamo queste due spinte. Spinta dell'acqua e spinta del terreno immerso. La spinta del terreno immerso è una normale spinta del terreno, quello che cambia è semplicemente il peso specifico che diventa minore. Bene. Adesso vediamo il caso invece drenato. Il caso drenato è il più complesso dei tre. Vediamo. Vuoi farmi così? Sì. Poi bisognerebbe fare detto l'equilibrio anche delle forze, degli sforzi delle forze verticali. Sì. Ma mi puoi ricordare perché si considera solo la pressione dell'acqua nella parte che è sotto la briglia? Sì. Sì, allora sì, intanto mi dimenticavo di dirvi una cosa. Il di sotto è invariato rispetto al caso prima dell'interimento. Cioè si prendono le pressioni dell'acqua e si ribaltano al di sotto della briglia. La pressione di monte sul lato di monte, la pressione di valle sul lato di valle, vedete gamma HV, e qui invece abbiamo gamma H grande più H piccolo, e quindi si origina un trapezio. Allora la domanda del vostro collega è: per quale motivo sotto la briglia io vado a considerare queste sottopressioni dell'acqua? Allora, l'acqua sostanzialmente, la pressione che esercita la base della briglia un centimetro sopra questo punto che è l'angolo, la esercita la stessa pressione un centimetro sotto. Quindi praticamente questa considerazione che sto facendo è perché la pressione è isotropica, non dipende dalla direzione, cioè l'acqua è un liquido isotropico, quindi la pressione che esercita in una direzione l'esercita anche in un'altra. Quindi l'acqua che si trova alla base a spingere contro questo punto di angolo che suddivide la base della briglia dal paramento di monte, la pressione che ha qui è esattamente la stessa che ha sotto la fondazione. Quindi praticamente la sottospinta si chiama proprio così perché l'acqua che spinge sul terreno di fondazione poi si infiltra e va a spingere sotto la fondazione. Per fare questo però deve potersi infiltrare. Perché se noi qui alla base avessimo un piano assolutamente impermeabile, l'acqua non riesce a infiltrarsi, quindi non riesce ad andare sotto la fondazione e non spinge. Però in via cautelativa noi che cosa assumiamo? Assumiamo che il terreno sia molto permeabile, quindi che l'acqua non abbia problemi a infiltrarsi. Allora, se non ha problemi a infiltrarsi, se non perde nessuna energia nel farlo, l'acqua che cosa fa? Praticamente la pressione, siccome non perde energia, non perde neanche pressione, perché l'energia sapete che può essere un'energia di pressione, può essere un'energia di posizione e può essere un'energia cinetica. L'energia cinetica è praticamente minima perché il moto di filtrazione è molto lento e quello che l'acqua ha è energia di pressione in quel punto. Bene, allora praticamente questa energia di pressione se non si disperde perché la permeabilità è molto elevata, l'acqua si infiltra e va a spingere di sotto. E questo giustifica il fatto che noi qui prendiamo la pressione identica. Che cosa succede però nella realtà? Nella realtà l'acqua, ammesso anche che riesca a infiltrarsi, per farlo deve vincere delle resistenze per attrito, che nei moti di filtrazione sono particolarmente elevate, perché deve passare per dei porellini molto piccoli, quindi in realtà un po' di pressione la perde. Ecco, in realtà qui la strada che deve fare per passare sotto la fondazione non c'è taglione, quindi è nulla, quindi non perde nessuna, a meno che non perda nessuna energia, perché il percorso che deve fare è molto breve, ammesso che riesca a farlo, ammesso che qui non ci sia nessuno schermo, allora il percorso che fa è molto breve e quindi noi assumiamo che la pressione sia la stessa sul paramento di monte sotto la fondazione. Poi man mano che procede lungo la fondazione per raggiungere i punti più lontani, chiaramente l'acqua perde energia e questo giustifica il fatto che il diagramma di spinta cala. Ecco, allora, che cosa succede se questa sottospinta ci dà dei problemi? Allora noi facciamo il taglione. Il taglione è uno schermo impermeabile messo qui e l'acqua, non dico che non si infiltri più, ma per infiltrarsi che cosa deve fare? Deve prima scendere
passare sotto il taglione e risalire. Allora quando arriva sotto la fondazione ha una pressione molto molto minore. E questo chiaramente fa sì che se io faccio un taglione elimino la sottospinta. Se non abbiamo taglione, questa è la situazione che si verifica. Lei è chiaro? Sì, sì, perfetto. Ecco, c'è un'ulteriore riflessione che vorrei farvi, che spero di non complicarvi la vita, no? Che è legata al fatto che, come vi dicevo, la pressione cala andando sotto la fondazione e cala proprio perché, come vi dicevo, l'acqua man mano che filtra perde energia e cala. E che valore raggiunge? Raggiunge il valore dato dall'altezza d'acqua di valle, no? E allora voi mi potreste dire, ma scusi, ma l'energia, la perdita di energia dipenderà da ben altre situazioni, no? Dipenderà da che, dalla porosità del terreno, dipenderà da che cosa trova quell'acqua a passare. E quindi come faccio io a essere sicuro che raggiunga proprio il valore dato dall'altezza d'acqua di valle, che è un valore che non dipende dalla porosità del terreno, non dipende da che cosa trova l'acqua lungo la filtrazione? Ecco, questo è un dubbio che vi potrebbe venire, no? E dire, ma insomma, se qua la perdita di energia dell'acqua che sta filtrando dipende dalla porosità, ad esempio, e io come faccio a essere sicuro che arrivi proprio a quel valore dell'altezza d'acqua di valle che io impongo con altri criteri, perché ad esempio ho un profilo di rigurgito che sale da valle? Allora la risposta è molto semplice: la perdita di energia è vero che dipende dal mezzo poroso, no? Dalla permeabilità, da eccetera eccetera, ma dipende anche da un aspetto cinematico che è fondamentale, che è la velocità di filtrazione. E quindi che cosa succede? Che l'acqua più filtra velocemente più perde energia, no? E in particolare nei moti di filtrazione, chi di voi li ha studiati ha visto che la perdita di energia dipende proprio dalla velocità elevata a esponente 1, nelle correnti è elevata a esponente 2. Se voi andate a calcolare la cadente, ritrovate la velocità a esponente 2. Invece nei moti di filtrazione vale la legge di Darcy. La legge di Darcy, chi di voi l'ha studiata, sa che la perdita di energia dipende dalla velocità esponente 1. Allora, badate bene, è proprio l'altezza d'acqua di valle che mi regola la velocità di filtrazione in modo tale che la perdita di energia sia proprio quella che mi permette di connettere questi due punti. Quindi è proprio l'altezza d'acqua di valle. Se io qua aumento l'altezza d'acqua di valle, che cosa succede? Che mi cala la perdita di energia, ma non perché cambia il mezzo poroso, semplicemente perché cala la velocità di filtrazione. E questa è un'altra cosa molto interessante, perché vi fa capire che la differenza di energia tra monte e valle è quella che poi mi protegge da una velocità di filtrazione troppo elevata. Cioè, se io praticamente non voglio che ci sia filtrazione sotto la briglia, che cosa devo fare? Devo fare in modo che metto un taglione. Perché? Perché praticamente aumento il percorso così tanto che la perdita di energia mi determina una velocità di filtrazione che è ridottissima. Ed è proprio anche quello che io voglio, no? Io voglio evitare filtrazione sotto la briglia e faccio un taglione. Perché? Aumento il percorso. Perché lo aumento? Perché così aumento le perdite di energia e quindi calo la velocità di filtrazione. Bello, eh? Però questa riflessione che vi sto proponendo, voi non preoccupatevi in funzione dell'esame, perché io all'esame vi chiedo soltanto questa roba qui e basta che voi mi mettiate il diagramma di spinta fatto in questo modo, poi non c'è bisogno che mi spiegate perché l'energia persa è proprio quella. Io però ve lo dico perché questi spunti di riflessione sono tutti degli stimoli a cercare di capire, e veramente, come vi ho detto, capire per un ingegnere è essenziale, capire il processo, cioè guardare lì e immediatamente pensare: ah, c'è questo diagramma di spinta o filtrazione sotto la briglia, vuol dire che avete capito. Ecco, però ripeto, non dovete preoccuparvi nel breve termine, sono tutti spazi.
punti di riflessione che anche se non li studiate poi rimangono lì e vi garantisco che prima o poi saltano fuori. Quando vi trovate di fronte a un problema, prima o poi vi ricordate di Montanari, che Montanari ha detto quella cosa, adesso capisco perché. E allora dopo vi serve. Speriamo, no? Speriamo per me più che per voi, perché se no vuol dire che non ho capito niente. Perché il docente, oltre a capire i processi, deve anche cercare di capire come spiegarli nel modo migliore. Allora, aspettate che ci temo. Così ci siamo. Allora, caso drenato. Allora, il caso drenato qui, tra l'altro, è abbastanza complesso fatto qua. Perché è abbastanza complesso? Perché il dreno, intanto, ne abbiamo uno solo, vabbè, questo magari ci facilita la vita. Comunque abbiamo un solo dreno, ma a valle abbiamo anche un'altezza d'acqua di valle che è superiore all'altezza del dreno. Quindi praticamente il confine tra terreno saturo, terreno non drenato e terreno drenato, quindi il confine tra terreno saturo e terreno, chiamiamolo asciutto, non è realmente asciutto ma ci capiamo meglio, il confine tra terreno drenato, come vi dicevo, e terreno asciutto non è dettato dalla posizione del dreno, in questo caso è dettato dalla posizione di H di valle. Perché chiaramente se qui avete dell'acqua, l'acqua cosa fa? Passa nel dreno e stabilisce anche a monte un'altezza d'acqua che è proprio pari ad HV, per il principio dei vasi comunicanti. Quindi non è, ripeto, la posizione del dreno che vi fissa la soglia tra terreno asciutto, terreno saturo, terreno insaturo, ma è la posizione dell'altezza di valle. Infatti vedete che qui tutti questi diagrammi di spinta, in particolare la spinta dell'acqua, inizia proprio da questa linea tratteggiata che è l'altezza dell'H di valle. Bene. Allora, che cosa succede qui? Allora, succede che il terreno è l'unica entità che spinge al di sopra di questa linea tratteggiata. Al di sotto della linea tratteggiata spinge il terreno e spinge l'acqua. Ripeto, siccome questa linea tratteggiata che cosa identifica? Identifica il livello d'acqua, sotto abbiamo terreno saturo, sopra abbiamo terreno insaturo. Bene. Ora, questo che cosa significa? Che sopra questa linea tratteggiata, che ripeto è posizionata proprio all'altezza dell'acqua a valle della briglia, sopra questa linea tratteggiata l'acqua non spinge, c'è solo la spinta del terreno. Al di sotto di questa linea tratteggiata spinge l'acqua contro la briglia, spinge il terreno che però è immerso. Caso di prima. Ok. Adesso, prima che io vada avanti, vi do un altro spunto di riflessione. E uno potrebbe pensare, bene, io sopra la linea tratteggiata non ho acqua. E no, l'acqua c'è. L'acqua c'è, ma non spinge. Questa è la mia riflessione. Allora, l'acqua c'è, ma non spinge. Intanto perché c'è l'acqua? Ma c'è di sicuro, no? Perché questo è terreno poroso, sopra una corrente che passa, quindi quell'acqua che cosa fa? Si infiltra e corre giù. Corre giù, ma non si accumula. Perché non si accumula? Perché c'è il dreno, quindi quest'acqua che cosa fa? Corre giù e poi passa attraverso il dreno e va a valle. Quindi l'acqua non si accumula, però riempie i pori. Li riempie, ma non si accumula. Bene. Allora, a questo punto, inizia a accumularsi solo da qui. Allora voi mi potreste dire, ma porca miseria, se l'acqua c'è, perché non spinge? Allora la risposta è perché non si accumula, l'acqua c'è ma sta correndo. E allora vi direi, fate questo esperimento, voi salite sulla bilancia, no? La bilancia nel mio caso segna 75, perfetto. Immaginate di togliere improvvisamente il pavimento, io vado giù, precipito assieme alla bilancia va a zero. Ecco, la stessa cosa per l'acqua.
cioè l'acqua che sta andando giù liberamente, che si infiltra, non spinge, come i miei piedi non spingono più sulla bilancia se io sto precipitando con la bilancia incollata ai piedi. No? Questo lo capite, vero? Cioè se voi vi buttate giù dal balcone con la bilancia incollata ai piedi, la bilancia segna zero. Poi quando arrivate per terra improvvisamente segna 10 quintali, no? Anzi anche di più. Però fin tanto che voi non vi accumulate sulla bilancia, la bilancia non segna peso. È la stessa cosa dell'acqua qui. L'acqua scorre attraverso i pori e proprio per il fatto che è libera di cadere, di scorrere, non pesa e non spinge contro la briglia. Però è importante tenere presente che l'acqua in realtà c'è. Questa cosa ve la dico perché io veramente a questa cosa ci ho pensato quando ho iniziato a insegnare. Cioè fino a quel momento non ci ho mai pensato. Quando a un certo punto ho iniziato a insegnare, che mi sono posto il problema di dire, no? Devo cercare di capire bene cosa succede, ho pensato, porca miseria, ma lì c'è dell'acqua però, no? Quindi che cosa vado a dire io agli studenti? Che lì il terreno è secco? No, non posso dire che è secco, lì c'è dell'acqua. E perché lo spinge? E allora mi è venuto in mente questa cosa della bilancia, no? Ok. Ecco, questo è lo stesso, per lo stesso motivo, no? Se voi sulla bilancia, questo è meno, diciamo, meno mortale fare questo esperimento, se voi sulla bilancia fate, no, una leggera, proprio prendete le gambe e distendete verso l'alto, vedete il peso che immediatamente cala di una quindicina di chili, basta un movimento così, no? Cioè, vi chinate sulle gambe, nel momento in cui vi chinate, quando arrivate al termine della flessione, vedete che nel mio caso da 75 passa di 80. Poi basta fare semplicemente il movimento così, anche lento, e vedete che immediatamente calano 5-6 kg. Cioè è incredibile quanto la dinamica del nostro corpo sia così sensibile al movimento. No? Proprio al movimento è una cosa veramente incredibile. E questo vi spiega perché a volte in situazioni critiche basta un piccolo gesto fuori luogo che fa precipitare la situazione. E sono cose veramente che fanno riflettere. Ok, allora, no, non devo sapere. Torniamo a noi. Allora, spinta del terreno, quindi questa parte che sta qui sopra, questa è molto semplice. Questo è il terreno col suo gamma T, dunque infatti se voi andate a beccare qui da qualche parte c'è questa ordinata, vedete che c'è scritto gamma T che moltiplica H meno HV, cioè questa altezza qui meno questa, cioè questa.